Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Nei giorni scorsi appariva un surreale articolo su La Repubblica. Rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico e punta di diamante dell'atlantismo neoimperiale. Ebbene, l'articolo in questione era scritto a mo' di lettera e aveva come firma quella del filosofo gallico liberale atlantista Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy è un autore noto al pubblico italiano ed europeo da che fece la sua fortuna intellettualmente nel gruppo cosiddetto dei Nouveaux Philosophes, i nuovi filosofi che vennero al tempo reclamizzati come le saponette o come i deodoranti dall'ordine del discorso liberale, da che servivano sostanzialmente a promuovere l'idea della open society liberale in funzione antitotalitaria, cioè in funzione sostanzialmente anticomunista. L'idea di fondo promossa dai Nouveaux Philosophes, tra cui Bernard-Henri Lévy, era quella secondo cui il comunismo aveva prodotto un mondo totalitario analogo a quello del fascismo e dunque bisognava ripiegare sull'unica filosofia di vita possibile, il liberalismo, che per parte sua rispondeva celebrando questi autori e promuovendoli in stile di merci come saponette e deodoranti. Ebbene, Bernard-Henri Lévy non ha mai smesso di svolgere una funzione prettamente ideologica nel quadro dell'ordine neoliberale ed è soprattutto a questo che si deve il suo successo, il successo che continua ad arridergli fino ai giorni nostri, ove continua a figurare come un araldo della ideologia dominante. Ebbene, in questi giorni, segnatamente nell'articolo di cui stiamo discutendo, apparso su Repubblica, Bernard-Henri Lévy si rivolge accoratamente all'Africa, spiegandole, dall'alto delle vette inaccessibili della sua sapienza, che la Russia non le è amica e che dunque essa, Africa, deve guardarsi bene da Putin. A ben vedere, la lettera del filosofo gallico liberal nichilista potrebbe essere agevolmente scambiata per una barzelletta, e ciò soprattutto se si considera che la lettera si presenta come una sorta di generosa messa in guardia rivolta all'Africa da quella Francia che più di ogni altro paese è stata artefice del più efferato colonialismo a nocumento dei popoli africani in quanto tali. Né deve essere dimenticato che Bernard-Henri Lévy, che adesso si finge amico dell'Africa, ha sempre supportato e anzi trionfalmente celebrato tutte le missioni imperialistiche della civiltà del dollaro, quelle che usavano i diritti umani come foglia di fico per nascondere la violenza barbara dell'imperialismo. Ebbene, ora la Francia, per bocca di Bernard-Henri Lévy, si atteggia incredibilmente come amica dell'Africa, dicendo addirittura di volerla mettere in guardia dal suo vero nemico, che secondo questa narrazione a tratti a cavaliere tra il demenziale e il fumettistico sarebbe la Russia insieme con la Cina. Insomma, secondo la narrazione gallocentrica, i nemici dell'Africa sarebbero i russi e i cinesi e invece, ovviamente, i veri amici sarebbero i francesi. Ripeto, sembra a tutti gli effetti una barzelletta e invece è la realtà che, come spesso accade, supera le barzellette e fa apparire peraltro anche lo stesso Orwell come un dilettante rispetto a una realtà che è essa stessa ogni giorno più orwelliana nei suoi tratti fondamentali. Ebbene, non dimentichiamo che in realtà, con buona pace di ciò che l'ideologo neoliberale Bernard-Henri Lévy va ripetendo, la Russia e la Cina stanno provando a creare anche con l'Africa un blocco antagonistico di resistenza all'imperialismo occidentale e quindi l'Africa ha ben più interesse a guardare con amicizia alla Russia e alla Cina che non alla Francia, anche per le ovvie ragioni storiche già menzionate. Ma la fabbrica delle menzogne e l'industria dell'ideologia davvero non dormono mai, è il caso di ammetterlo. E questa lettera surreale di Bernard-Henri Lévy, pubblicata da Repubblica come se fosse cosa ovvia e giusta, è la prova ulteriore di ciò che stiamo dicendo. Radioattività con Diego Fusaro.